Bentrovati, bentrovati, che brutta campagna elettorale, che brutta campagna elettorale. Purtroppo non si può fare a meno di parlare di politica, mancano 15 giorni alle elezioni regionali per chi ci ascolti in prima battuta ed è proprio una brutta campagna elettorale, su tutti i fronti, da qualsiasi verso. Le persone, la gente comune si aspettava di assistere, poiché si tratta di una campagna elettorale molto importante, di elezioni regionali molto importanti, ecco, si tratta del governo della Campania, quindi della nostra regione per i prossimi 5 anni, la gente comune si aspettava, giustamente, che tra i candidati in campo, nessuno escluso, ma in modo particolare tra i due candidati che, secondo non tanto i sondaggi, poi ne parleremo, ma che secondo così anche un po' le coalizioni ampie che hanno realizzato, sono quelli che si contendono la carica di presidente della giunta regionale della Campania, cioè De Luca e Caldoro, ecco, ci si attendeva che tra questi due candidati, tra queste due personalità politiche, ci fosse un confronto, io non mi permetto di dire civile, che sarebbe troppo, ma almeno un confronto sereno, sereno perché alla fin fine alle persone interessa, al netto delle faziosità politiche o delle tendenze politiche di ciascuno di noi, ma alle persone interessa soprattutto il buon governo della Campania. Io questa mattina, proprio in vista del venerdì, ho provato a fare 10 telefonate non soltanto in provincia di Avellino, tra Avellino, Napoli, Caserta, in tutte le province della Campania, 10 telefonate a caso, numeri presi a caso dall'elenco telefonico, per fare non un sondaggio, capire chi potesse vincere o chi potesse perdere. Già i sondaggisti, quelli di scientifici di professione, raccontano storie che poi magari non si riveleranno vere, ma soltanto per fare una domanda molto più diretta, e cioè chi vuole lei, chi vuole che vinca queste elezioni regionali? Caldoro, De Luca, Chiamparino, Esposito, Bozza sono i 5 candidati, chi vuole che vinca? E ho avuto delle risposte davvero sorprendenti, non mi aspettavo risposte di questo tipo. Su 10 telefonate ben 7 persone hanno risposto vorrei che vincesse, più o meno naturalmente nel diverso accento e in toni diversi, vorrei che vincesse la Campania. 7 persone su 10 vorrei che vincesse la Campania, poi gli altri hanno distribuito De Luca, Chiamparino, per la verità 2 hanno detto Chiamparino e 1 De Luca e l'altro non si è espresso perché era l'11° e non ha risposto proprio al telefono e manco alla domanda. Quindi che cosa significa, che cosa voglio dire? Che alla fine dei conti, no? Al di là delle polemiche che si stanno consumando in questi giorni, polemiche davvero molto, molto aspre, ai limiti dell'ingiuria, in verità, ma al fondo delle cose la gente, l'elettorato, alla fine, vedete, è molto più maturo di quanto i politici e di quanto i giornalisti possano pensare, e anche di quando i sondaggisti credano di sapere. Alla fine alla gente comune, alla gente che poi è la massa, no? Quindi non le persone delle diverse parrocchie politiche, non nemmeno i militanti, alle persone veramente molto molto normali interessa alla fine la Campania, interessa la Campania come viene gestita, interessa come possono funzionare i servizi pubblici locali, come può funzionare in modo particolare la sanità,
di trasporti, quali prospettive ci sono di sviluppo di questa regione, come si fa a recuperare il gap infrastrutturale che abbiamo rispetto al centro-nord, interessa che cosa vogliamo fare, quali politiche anche regionali mettere in campo per, ho usato un'espressione proprio politichese, molto brutta, politiche mettere in campo, chiedo scusa ai telespettatori, che cosa vogliamo fare, cosa vogliono fare i signori che ci rappresentano per tentare di far abbassare un po' il livello di disoccupazione, specialmente il livello di disoccupazione giovanile che, come sapete, in Campania ha raggiunto il 51% e nella nostra provincia purtroppo il 60%, cioè nella Campania siamo la provincia più rovinata della regione. Bene, troppe polemiche, troppe ingiurie, una battaglia elettorale che si sta combattendo per la verità con le armi convenzionali, ma anche e soprattutto con quelle non convenzionali. Un giorno un candidato, un giorno l'altro, vengono tirati fuori argomenti che per la verità interessano poco le persone. Alle persone interessa molto molto poco, in verità, giusto per fare un esempio, che Caldoro dica a De Luca che De Luca è il capo dei banditi, e interessa poco che De Luca dica di Caldoro che Caldoro è un bugiardo, anche perché poi le cose un po' si contraddicono, no? Il capo dei banditi dice Caldoro a De Luca, e quindi di una persona che è conosciuto piuttosto come lo sceriffo, quindi il capo dei banditi, insomma siamo proprio all'opposto, no? Quindi vedete come si forzano un po' i termini, come si forza anche il pensiero rispetto magari alle verità oggettive, e la stessa cosa vale per De Luca quando dice che Caldoro è un bugiardo, e il giorno dopo arriva Renzi attraverso l'intervista che molti di voi avranno visto su Repubblica IT e dice che Caldoro invece è una persona seria, un politico serio. Di tutto questo purtroppo soffrirà proprio la Campania, e qualche problema serio, no? Dopo noi lo richiameremo. Però anche per alleggerire un po', anche per alleggerire questo venerdì, io vi farò vedere due clip famosissime di Totò, ma ripeto, non per incoraggiare il qualunquismo, tutt'altro, attenzione, anzi, il mio invito per quello che può contare è di andare a votare, stiamo attenti all'astensionismo, è la cosa peggiore, andate a votare, fate una scelta serena, una scelta anche se non convinta al 100%, ma una scelta che corrisponda al vostro pensiero, alla vostra coscienza, quindi non è per alimentare il qualunquismo, ma per alleggerire un po', anche perché Totò, tutto sommato, Silvana, no? Se sei pronta, Totò aveva capito tutto, ma aveva previsto i tempi e capito tutto della politica, o meglio di quel filo conduttore della politica che resterà tale anche quando sarà scompaginato il quadro politico, anche quando sarà inventata una, magari scompariranno i partiti politici, no, non credo che succederà, comunque si trasformeranno, diventeranno una cosa diversa da quella che è oggi, ma il filo conduttore, Silvana, vogliamo sentirlo, Totò, in quel film Gli Onorevoli? Se io vi dicessi che una volta eletto mi batterei per Roccasecca, nostro amato paese, fate costruire scuole, strade, acquedotti, cose. Voi mi credereste? E se io vi dicessi che questi signori sono persone onorevoli, degne di fregiarsi di questo appellativo parlamentare, e che adopereranno i vostri voti per il bene del paese, voi mi credereste? E allora sapete cosa vi dico? Che siete degli ingenui, dei fessacchiotti, dei deficienti, degli incoscienti, perché io una volta eletto
e Rocca Secca non potrà fare un cacchio, dico cacchio, perché questi signori appena saranno eletti poseranno i loro sporchi deretani sugli scanni della Camera. E te lasci, e lasci, e te... penseranno soltanto i loro sporchi affari, e saranno fessi, perché sono tapponi, 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 non votate per me, non votate per me. Era il 1963, pensate un po', pensate quanti anni sono passati, le cose che diceva il mitico, il grandissimo Totò, cose ancora purtroppo reali. Ecco, diamo festacchiotti, è utile che vi illudete, poi alla fine non farò niente. Naturalmente una esasperazione che serve anche ad esorcizzare, secondo me, il qualunquismo. Bene. Bene, entriamo un po' negli argomenti, poi ci torniamo con Totò e dopo ci torniamo. È accaduto quello che in qualche modo si sapeva, no? Passiamo di episodi politici, quello che in qualche modo si sapeva che era nell'aria, proprio questa mattina, oggi, per chi ci ascolta in prima battuta, per la verità intorno alle 13.45, è stata battuta un'agenzia con la notizia della richiesta di rinvio a giudizio per Pietro Foglia. Pietro Foglia, presidente del Consiglio regionale, irpino, come sapete, perché nell'ambito dell'inchiesta cosiddetta rimborsopoli, cioè i soldi che i consiglieri regionali ottengono, hanno dai diversi gruppi e che secondo l'accusa e secondo la Procura della Repubblica avrebbero speso in maniera non convacente, in maniera non coerente con le indicazioni dei regolamenti, eccetera, eccetera. Era nell'aria questa notizia, c'è un comunicato di Foglia, il quale dice, ecco, ve lo leggo, sono poche righe, dice: metterò a disposizione della magistratura tutti gli elementi utili a stabilire la verità e la mia personale estraneità alle accuse che vengono ipotizzate. Confermo la mia piena fiducia nella magistratura, ma lascia quantomeno perplessi il fatto di aver stralciato una delle posizioni oggetto dell'inchiesta, nel contesto di indagini che ipotizzano reati per decine e decine di consiglieri regionali. Sarà comunque il giudice terzo a valutare le accuse e ribadisco piena fiducia nella magistratura e massima collaborazione nei suoi confronti per arrivare alla verità. Ecco, sapevamo di questa notizia, ne abbiamo parlato, io ho espresso anche una mia personalissima opinione, conosco Foglia da tanti anni, signori, tutto può accadere nella vita, continuo ad avere molti dubbi, una certezza, la certezza sulla buona fede di Foglia, se ha sbagliato, poi sapete che c'è una verità giudiziaria, una verità vera, la verità giudiziaria, se un cristiano, politico o chi che sia, ecco, si distrae anche da certe cose, può rispondere, come credo sia questo il caso, ammesso che si sia distratto, Foglia, bisognerà tutto dimostrarlo, e quindi fiducia tutti sempre nella magistratura, ma se si distrae e c'è stato qualche cosa, se come lo stesso Foglia dice in questo caso, e cioè che è stato raggirato da qualcuno, da un suo collaboratore, poi dovrà dimostrarlo naturalmente in giudizio, ma sulla buona fede di Foglia, anche perché si era parlato di una cifra di 32.000 euro all'inizio, 32.000 euro di rimborso di carburanti per andare e tornare da Napoli ogni giorno per un anno, eccetera, e invece poi dalle risultanze dell'inchiesta nel dispositivo di richiesta di rinvio a giudizio si parla di una cifra di circa 12.500 euro erogati, vi leggo testualmente, dal capogruppo dell'UDC, all'epoca Foglia era ancora UDC, non sono fatti recentissimi, a titolo di rimborsi per il funzionamento dei gruppi consigliari, attestando con false ricevute, questa sarebbe l'accusa, quindi Foglia avrebbe attestato con false ricevute l'acquisto di carburante presso un distributore della provincia di Avellino. Però oltre a Foglia
è stato chiesto il rinvio a giudizio anche per un collaboratore di Foglia, il quale avrebbe fornito le false attestazioni per l'acquisto di carburante, e probabilmente in questa zona grigia, no? C'è, secondo me, c'è quello che dicevo, e cioè che tutto è stato fatto all'insaputa di Foglia, ma Foglia sul piano formale comunque risponde di questa cosa, ma sarà il giudizio. Cioè, il suo collaboratore avrebbe fatto, come si dice, la pastetta, la cresta, quello che ha potuto fare. Saranno i magistrati a dimostrarlo, visto che hanno chiesto il giudizio per questo collaboratore di Foglia. Non faccio il nome, non è manco interessante fare il nome in questo caso. E Foglia poi avrebbe materialmente presentato queste cose per ottenere questi rimborsi. Si vedrà. Io credo anche per togliere un po' di c'è già troppa carne a cuocere, no? Per le cose che dicevo prima, credo che questi giorni che mancano, che poi sono pochissimi tutto sommato, 2 settimane, queste 2 settimane che mancano dovrebbero essere impiegate, credo, è una mia opinione, ai 2 candidati, al netto dei problemi giudiziari, perché giustamente anche Foglia dice mi preoccupo davvero poco, perché addirittura nel PD c'è il candidato presidente alla giunta regionale che non è inquisito, è stato già condannato, quindi figuriamo, insomma, al netto delle vicende giudiziarie credo che la gente vorrebbe sentire un po' di cose serie dai candidati presidenti e anche dai candidati consiglieri. Sarebbe la cosa migliore, anche perché, come ricorda Foglia, ed è una cosa vera, qua di inquisiti ce ne stanno che ce ne stanno, in questo Consiglio regionale della Campania. E attenzione, lo dico a questo o a quel partito indifferentemente, ecco, fate attenzione a salire in cattedra e a dare lezioni a qualcuno, perché, come dimostrano le cose, là di inquisiti ce ne stanno praticamente di tutti i colori politici, salvo i partiti o i movimenti che nel Consiglio regionale non sono rappresentati. Attenzione, come dicevo, quella cosa, il bue o l'asino che chiama cornuto il bue o viceversa, attenzione, perché poi ci si ritrova con tanto di corna in fronte e la cosa non è affatto piacevole. C'è l'altro caso politico, racconto queste cose per darvi la cornice purtroppo della confusione, è davvero per tentare di esorcizzare, perché ci sono problemi molto molto seri che riguardano la Regione Campania nell'ambito dell'area più vasta del Mezzogiorno d'Italia. Signori, qui ci stanno facendo fessi, qui ci stanno facendo fessi per l'ennesima volta, purtroppo, facendo fessi, poi vedrai se in buona fede o in malafede, per richiamare anche Totò, stanno accadendo delle cose che sono destinate a danneggiare purtroppo ancora una volta il Mezzogiorno d'Italia e la Campania, e qui insomma ci divertiamo con altro. L'altro caso che riguarda l'ex partito di Foglia, che riguarda l'UDC, ecco, sta accadendo il finimondo anche nell'UDC. Brevemente la storia: quando mancavano 12 ore alla presentazione delle liste, praticamente di notte, e quando già era stato chiuso l'accordo tra la UDC nella sua interezza, accordo chiuso, badate bene, da Cesa, era stato a Napoli il segretario nazionale, aveva detto Caldoro deve ricandidarsi perché ha fatto bene in questi 5 anni, parole di Cesa, sono scritte lì, sono stampate, insomma non ci intendiamo niente, Caldoro ha fatto bene, deve ricandidarsi, e la collocazione dell'UDC che con Caldoro ha governato in questi 5 anni, la sua collocazione è nella coalizione di centrodestra, a prescindere da quello che accade a livello nazionale, eccetera, eccetera.
Queste erano le cose. Poi nelle ultime 12 ore, durante la notte, l'ultima notte disponibile, queste storie, attenzione, durante la notte, l'ultima notte disponibile, prima di presentare le liste, è accaduto che a Marano, di Napoli, Ciriaco De Mita in prima persona, non c'era certamente Cesare stava a Roma, ma si erano messi d'accordo prima, Ciriaco De Mita chiude l'accordo con De Luca, ecco, aveva già chiuso l'accordo con Caldoro, comunque forse mancavano i dettagli, ecco, probabilmente, questo resta un grande punto interrogativo, che cosa aveva chiesto Ciriaco De Mita a Caldoro? Caldoro, io credo che il governatore uscente Caldoro, o è troppo signore, infinitamente signore, forse sbagliando pure un poco, no? Oppure fa il signore, cioè dovrebbe dire, raccontare, giacché De Mita nel fiume di interviste che rilascia un po' dappertutto, quasi a volersi rifare una verginità, va bene, d'altra parte sta in campagna elettorale, ma giacché Ciriaco De Mita non ci dice che cosa è accaduto, non lo dice a nessuno, né tantomeno i giornalisti che lo intervistano glielo chiedono con forza, insomma, almeno da quello che leggo sembra che siano più proni a metterci il tappetino a terra, insomma, che a chiedere e a dire professore, ma insomma, che cosa hai detto quella notte a De Luca, cosa hai chiesto quella notte a De Luca per aver dovuto cambiare idea, per aver scandalizzato l'Italia intera, l'Italia politica, l'Italia che osserva la politica e anche persone, l'ho detto anche venerdì scorso, come il filosofo Masullo, come De Giovanni, come il professor Paolo Macri, cioè tutte persone che hanno sempre raccontato un De Mita ragionatore, eccetera, eccetera, eccetera. Cos'è accaduto quella notte? De Mita non lo dice, non lo rivela, e Caldoro in qualche modo, no, lo ha fatto intendere, però manco si decide a parlare chiaro ed è un problema serio. Io non mi preoccupo che non lo dica De Luca, badate bene, perché mi sono fatto questa idea: a De Luca interessava ed interessa vincere, lo spiega anche bene Antonio Polito, direttore del Corriere del Mezzogiorno, proprio ieri lo spiegava bene. A lui interessa vincere, punto e basta, poi se ne frega se ci stanno i presentabili, gli impresentabili, eccetera, eccetera. Polito arriva addirittura a dire, ma è una sua opinione, che il vero impresentabile tra i non presentabili delle liste del PD e collegati al PD è proprio De Luca, è un'opinione di Polito, per carità. Ma De Luca non lo dice e non lo dirà perché se ne frega, De Luca interessa vincere, dopodiché sappiamo, insomma, sindaco di Salerno è spiccio, è l'ex sindaco, a poche parole, lui interessa l'obiettivo, poi dei De Mita, se ne fregherà altamente, se dovesse vincere, abbiate nella certezza matematica, dei De Mita e di tutto quello che somiglia ai De Mita se ne frega altamente, farà di testa sua perché è il suo carattere e in qualche senso questa rappresenta anche la sua forza, a torto a ragione, si può essere d'accordo o non con lui, ma questa è la sua forza, questo è il suo carattere. Bene, dicevo, nell'UDC era accaduto tutto quel ben di Dio, oggi, ecco, ne parlo ora, o torno a parlarne ora perché è di oggi la notizia, che all'interno dell'UDC di Napoli, ma non soltanto di Napoli, c'è una rivolta che si esprime attraverso le parole, in sintesi, del dirigente nazionale dell'UDC napoletano Ciro Alfano, il quale ha detto, e lo ha detto sulle colonne del Mattino di Napoli, attenzione, quindi un giornale molto vicino all'UDC, come sappiamo, come sapete, ha detto, attenzione, è molto vicino perché, come sappiamo, il Mattino è della famiglia Caltagirone e la persona che materialmente, no, gestisce il giornale, quella che dà l'indirizzo al giornale, è Azzurra Caltagirone, moglie di Pier Ferdinando Casini, soltanto per questo, a meno che insomma non abbiano litigato, ma non credo, chiedo scusa. E quindi
è proprio su questo giornale che appare la notizia, dice Ciro Alfano, in contestazione fortissima, in polemica fortissima con il segretario nazionale Cesa, che ha dato il simbolo, e Demitro non ha fatto niente abusivamente, l'ha chiesto al segretario nazionale, ben inteso, e l'ha fatto, ha convinto Cesa, come avrà fatto, sono fatti loro. Fatto sta che Alfano dice: noi rappresentiamo, noi, loro cita tanta gente, il 90% del partito, il 90% del partito, e questa scelta non è che non la condividiamo, questa scelta noi la contestiamo e la contrasteremo, facciamo i conti dopo le regionali, cioè già si preannuncia una guerra all'interno dell'UDC e si vedrà come andrà a finire. Se mi è rimasto un poco di intuito politico per il passo che già hanno fatto i De Mita, zio e nipote, ce li ritroveremo piazzati nel PD da qui a qualche mese, è molto probabile. E poi sarà un ritorno, qualcuno l'ha chiamato il ritorno del figlio prodigo, altri l'hanno chiamato il trasformista, insomma, ma accadrà più o meno questo, secondo la mia intuizione politica, e quindi anche in provincia di Avellino poi saranno cavoli amari dei De Luca, dei De Blasio, Venezia, Famiglietto. Ricominciamo da capo con questa famiglia cristiana che è la vecchia Democrazia Cristiana, che ce la ritroviamo per intero, e saranno anche cavoli amari, bisogna dirlo e ricordarlo ed informare, attenzione, e informazione, saranno cavoli amari anche per Matteo Renzi, il quale rottama, alla fine si ritrova con tutto il vecchio e l'antico della Democrazia Cristiana piazzata ad Avellino, magari in regione Campania. Quindi, insomma, il paradosso, no? Se questo accadrà, è una mia ipotesi, ma se questo accadrà noi assisteremo al paradosso che Matteo Renzi avrà rottamato personalità politiche dell'ex PC, quelle che poi hanno fondato il PD e nel PD ci sono state e ci stanno ancora, personalità del calibro di Massimo D'Alema, per Luigi Bersani, e si ritroverà De Mita magari segretario provinciale del PD di Avellino. Insomma, sono stranezze della vita. Per tornare a questa storia dell'UDC, questi stanno non incavolati, questi stanno incazzati neri, ma proprio incazzati neri, e dicono: il 90% del partito sta con noi e noi stiamo con Caldoro. Con Caldoro, e poi faremo i conti con Cesa e De Mita dopo le elezioni. Una baraonda infernale, tutta roba che non fa assolutamente bene alla politica. Chiaramente, dovendo anche qui esprimere un'opinione su come stanno le cose, mi pare che l'opinione sta nella cronaca dei fatti. Ha ragione la parte dell'UDC che è rimasta con Caldoro per le cose che hanno detto prima e che hanno detto fino a 12 ore prima del salto della quaglia. Bene ha fatto Vincenzo De Luca a intrappolarli, a prenderseli, a ingabbiarli, non so che cosa ha fatto, perché poi l'ex sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, insomma, mica... De Mita pensava di giocherellare con magari, non so, con l'alto De Luca, questo qua di Avellino, oppure insomma, no. Vincenzo De Luca di Salerno, signori, non è un privellino, è uno che, per come ha dimostrato di saperci fare, non soltanto nell'amministrazione della sua città, ma anche in politica più generale, è perfino un Ciriaco De Mita, se lo ha la voglia, come diciamo noi, e se lo mette in tasca senza nessun problema. Bene, ne vedremo delle belle anche su questo piano. Dobbiamo chiamare la pubblicità, vero Silvana? C'è la pubblicità. Senti Silvana, prima di chiamare la pubblicità, no. No, 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 attenzione, la facciamo sentire dopo, no? C'è quella cosa carina di Caldoro e De Luca, no? Quella siringa di ieri, poi ve la facciamo sentire, pubblicità. Devi cambiare i tuoi infissi e non sai cosa scegliere? E allora scegli infissi in legno o in legno alluminio, gli unici a consentire una ventilazione naturale della tua casa, come richiesto dalle nuove norme in materia di qualità dell'aria.
Sostituiamo i tuoi vecchi infissi senza effettuare opere murarie con nostro personale altamente specializzato. Produciamo inoltre persiane e grate blindate in acciaio, con particolari sistemi di chiusura e di tenuta per la sicurezza della tua casa. Rubicondo, zona industriale di Avellino. Per la sostituzione dei tuoi infissi potrai inoltre usufruire della detrazione fiscale del 65% installando infissi a risparmio energetico Rubicondo. Bene, rieccoci in studio. La pausa pubblicitaria ci ha dato anche il tempo di avere un'agenzia. Stanno accadendo delle cose perfettamente in linea con quello che dicevo prima. È accaduto, questo lo riporta il Fatto Quotidiano online, è accaduto che è stato intercettato un fuorionda di Vincenzo De Luca a Napoli oggi. Era a Napoli per un comizio elettorale insieme ad Andrea Cozzolino. E vi leggo testualmente quello che De Luca ha detto, poi lo ha smentito, ma il Fatto Quotidiano ha fatto sentire l'audio, quindi c'è ben poco da smentire a questo punto. Ecco, De Luca, sempre a proposito degli impresentabili, anche dell'atteggiamento di Matteo Renzi, che probabilmente ha considerato un po' tiepido, ha detto: nelle nostre liste, De Luca che parla, non c'è nessuno che è condannato, nessuno che è indagato, ma quale cazzo, scusatemi, è il problema, è testuale. Opportunità, io per opportunità non voterei nemmeno Schifani o Lupi, eppure stanno nella maggioranza. Che paese di merda, devo dirlo, è testuale, fanno venire proprio lo schifo. Così il candidato PD alla Regione Campania, Vincenzo De Luca, poco prima dell'inizio di un comizio elettorale a Napoli. De Luca affida il suo pensiero al suo ex avversario alle primarie, l'europarlamentare Andrea Cozzolino, che suona come una critica alle posizioni del Premier Matteo Renzi sugli impresentabili che affollano le liste del centro-sinistra. Pensiero ribadito poi con mia rabbia anche al pubblico in sala. De Mita, dice ancora in questo fuorionda De Luca, De Mita, noi abbiamo fatto un'alleanza politica con l'UDC, forse è il caso di ricordare che l'UDC fa parte della maggioranza che sostiene il governo Renzi. Ci sono molti interessi anche al di fuori della Campania, conclude De Luca, guardano con preoccupazione perché se succede quello che deve succedere, qui facciamo la rivoluzione. Questo è il fuorionda di De Luca. Ecco, mi tocca fare il cronista praticamente in diretta questa sera, ma c'è anche, ed è stata registrata da Schifani, ripeto, De Luca dopo questo fuorionda ha tentato di smentire, il Fatto Quotidiano ha pubblicato, ha fatto sentire l'audio di questo colloquio tra De Luca e Cozzolino. Schifani, che è stato ad Avellino questa sera alla manifestazione insieme a Foglia, l'NCD, Schifani, intervistato dalla nostra giornalista Anna Guerriero su questa storia, ha detto: è una frase che rattrista, quella di De Luca. Anche io dico a questo punto che non voterei De Luca, essendo un condannato, mentre sia io che Lupi non siamo nemmeno indagati. E poi, a proposito di De Mita, anche Schifani ha risposto, ha detto su De Mita: il gruppo De Mita, quindi quel 10% secondo la versione di Ciro Alfano, il gruppo De Mita ha deciso inaspettatamente di appoggiare De Luca, si è assunto una responsabilità personale, noi andiamo avanti con aria popolare. Ecco, torniamo alle cose nostre, che poi oltretutto conferma, sono stato fortunato in qualche senso, perché tutto il discorso iniziale viene confermato, una brutta campagna elettorale, dobbiamo sperare che in questa parte finale, ripeto, in questi ultimi 15 giorni le cose si raddrizzino. Vogliamo un poco alleggerire, Silvana? Allora, Caldore e De Luca se le sono dette di tutti i colori. Poi l'altro giorno è sembrato che cominciassero finalmente a parlare di
programmi. Ancora dal mattino la nostra Mila Martinetti ha estrapolato due titoli che stavano a piede pagina in parallelo, uno De Luca quello che dice, l'altro quello che dice Caldoro su due problemi. Ascoltiamolo così alleggeriamo un po', sentiamo. Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. De che des, il titolo della siringa di oggi è Caldoro e De Luca, ipse dixit. La campagna elettorale è entrata nel vivo, dopo essersele dette di tutti i colori e per ogni gusto, dal bandito al bugiardo, dagli impresentabili di ieri a quelli di oggi, Stefano Caldoro e Vincenzo De Luca finalmente parlano dei problemi che affliggono la campagna. Due titoli dal mattino di oggi. Dice Caldoro, il disastro della terra dei fuochi, eredità lasciata dal centro-sinistra. Dice De Luca, l'agricoltura è una passione, me ne occuperò direttamente. Dunque, Caldoro per terra dei fuochi, De Luca per l'agricoltura. Che dire? Stefano, appicciate, dici, va zap. Leggeriamo un po', alleggeriamo. Silvana, vogliamo continuare ad alleggerire prima di parlare di qualche problema molto forte verso il quale, poi di problemi verso i quali, forse questa campagna elettorale dovrebbe dare un po' di attenzione in più. Alleggeriamo ancora, vogliamo sentirci l'altro Totò? Sentiamoci l'altro Totò. Voto Antonio, italiani, elettori, inquilini, coinquilini, casigliani, quando sarete chiamati alle urne per compiere il vostro dovere, ricordatevi un nome solo, Antonio La Trippa, italiano, vota Antonio La Trippa, italiano, vota La Trippa. Via sugo! Brutto mascalzone, figlio di... Italiani! Italiani! Voto Antonio! Inquilini, coinquilini, condomini casigliani, quando andrete alle urne per compiere il vostro dovere, votate la lista PNR, Partito Nazionale Restaurazione, scegliete un numero solo che è tutta una garanzia, tutto un programma, 47! Porta le palle! E fessa chi non sta zitto! Ma guarda che numero mi hanno dato! Antonio, vota Antonio, Caldoro si chiama Stefano, De Luca si chiama Vincenzo e nemmeno gli altri candidati, per fortuna tra gli altri c'è un Antonio tra i candidati presidenti, quindi par condicio nessuna propensione per l'uno o per l'altro. Ecco, a proposito di propensione, io continuerei ancora un attimo con Caldoro e De Luca per così. Già riconoscete i sondaggi, ma per dire anche qualche cosa sui sondaggi. Questi li riporta giovedì 14 maggio, credo che siano addirittura gli ultimi, soltanto oggi non credo che ne siano usciti, credo che siano gli ultimi, non so se domani sia ancora possibile pubblicare sondaggi, mi pare di no, quindi dovrebbero essere gli ultimi, e sono tre sondaggi diversi che riporta il Corriere del Mezzogiorno. C'è quello di Euromedia Research, che è sarebbe la Ghisleri, quella che faceva e che fa ancora i sondaggi per Berlusconi in modo particolare, ed è la stessa Ghisleri che ci azzecca praticamente sempre, o ci ha azzeccato sempre, non so se in questa condizione di gran confusione in cui si svolgeranno le elezioni in Campania, non tanto per il numero di liste, perché bene o male ci sono state anche volte, altre volte c'è stato un numero molto alto di liste, ma c'è una particolare condizione, non so se ecco, i parametri utilizzati possono essere attendibili. Secondo la Ghisleri, Vincenzo De Luca sarebbe al 36, cioè sarà
tra il 36, questa è la forbice, 36,2 e 40,4%, Caldoro tra il 33,4 e il 37%, quindi un sondaggio, una previsione, un orientamento, ecco, una intenzione di voto, attenzione, parliamo di intenzione di voto, secondo la quale, secondo la Ghisleri, Vincenzo De Luca sarebbe 3 punti e 3,2 punti percentuali avanti rispetto a Caldoro, ecco, così dovrebbe finire secondo la Ghisleri, ma parliamo, ripeto, per maniera corretta, di intenzione di voto. La cosa che fa notare pure la Ghisleri e che viene commentata dal Corriere del Mezzogiorno è che la coalizione ha un po' di voti in più rispetto al candidato De Luca, cioè De Luca si attesta sul 36 o 40, prendiamo la parte minima della forbice o la massima, e la coalizione prenderebbe in proporzione il 37,2%, tra il 37 e il 41,4%. Sempre la Ghisleri porta Valeria Ciarambino, Movimento 5 Stelle, al 17,7, la forbice 17,7, 21,1%. Poi ci sono altri due sondaggi invece, uno di Tecné per Porta a Porta, la trasmissione di Vespa, e l'altro di IPR Marketing, anche questo per Porta a Porta, IPR Marketing di Noto. Ecco, secondo questi due sondaggi, Tecné e IPR Marketing, invece De Luca e Caldoro sarebbero in perfetta parità, ecco, nemmeno se si fossero messi d'accordo riuscivano a raggiungere questo risultato. I candidati De Luca e Caldoro, secondo IPR Marketing, 37%, Valeria Ciarambino 21,5%, Salvatore Vozza, la sinistra al lavoro, il 4%, Marco Esposito di Mo allo 0,5%, gli indecisi il 27%, astensione 30%, quindi non è un'astensione, almeno quella che si prevede, altissima, tutt'altro, pensando a quello che è accaduto recentemente in Emilia Romagna. Secondo Tecné, 36,5% De Luca, 36,5% Caldoro, e anche qui si registra un qualche punto percentuale in meno, 1,5-2 punti di De Luca rispetto alla coalizione. Caldoro invece sarebbe in linea, in perfetta linea con la coalizione. Questi sono i dati. Due sondaggi portano in parità De Luca e Caldoro, e invece l'altro sondaggio porta Caldoro con circa 3,5 punti di vantaggio rispetto a De Luca. Io mi sono fatto un'idea che vorrei dire, vorrei ripeterla perché già nel telegiornale ho avuto modo di esprimerla. La mia idea è che questi sondaggi sono completamente sballati. Sono completamente sballati, ma per un ragionamento mio, naturalmente, una mia opinione, per carità, non faccio il sondaggista, qui parliamo di professionisti che fanno queste cose, però ho il dubbio, appunto, che non siano state tenute nella giusta considerazione le troppe variabili che ci sono in queste elezioni, e tutto quello che è accaduto e quello che sta accadendo e quello che ancora accadrà. Ecco, ogni giorno c'è una evoluzione, purtroppo soltanto polemica, del confronto tra i diversi candidati. Non c'è una evoluzione dialettica sui programmi, eccetera. No, no, ecco, in questa confusione può accadere veramente di tutto. L'opinione che io mi sono fatta, ma al netto, no, di quello che sta accadendo e che era davvero imprevedibile, è che in queste elezioni, per come sono nate, per le primarie vinte da De Luca, per tutte le cose che sono accadute, e anche in considerazione del fatto che 5 anni fa Forza Italia era molto molto forte e che oggi si prevede che perda circa il 20% in Campania, quindi insomma una batosta tremenda, io mi sono fatto questa opinione, che non è una partita tra De Luca e Caldoro da testa a testa. Si fosse trattato di un altro candidato al posto di De Luca, Caldoro è un politico molto molto fine, si poteva anche pensare ad un testa a testa, ma per come De Luca è arrivato sulla scena, per la volontà forte che lo ha, chiedo scusa, accompagnato nella candidatura, contro la stessa volontà, diciamoci chiaramente le cose come stanno, del suo partito, del PD,
a cominciare da Renzi, che Renzi manco lo voleva. Ecco, per come lui è arrivato sulla scena, un po' contro tutti e contro tutti, nell'elettorato De Luca o viene recepito come un grande fenomeno dirompente, un po' alla De Magistris, diciamo, no? Ma con un retroterra diverso da De Magistris, cioè con un retroterra molto più solido. De Magistris veniva dalla magistratura, De Luca viene da una esperienza amministrativa di tutto rispetto che tutti gli riconoscono. Quindi, per come stanno le cose, o De Luca esplode come fenomeno politico in queste elezioni regionali e quindi stravince, ma stravincere significa non 4-5%, stravince significa 15-20% rispetto a Calderoro, oppure con la stessa virulenza, un po' più attenuata per la forza che in più che c'ha il PD, per la stessa forza della coalizione di queste liste dove c'è dentro un po' di tutto, ecco, oppure non dico straperde, ma perde in maniera abbastanza sonora, in maniera abbastanza visibile. Ma ormai non è più tempo manco di sondaggi, per fortuna, grazie a Dio, si sono chiusi oggi e 15 si sono chiusi oggi, quindi possiamo stare tranquilli fino al 31 di maggio, cioè finalmente affidiamo alla gente, al pensiero della gente, il voto. Molto velocemente, mentre tutto ciò accade, ecco, mentre questo benedio accade, signori, in provincia di Avellino intanto accadono delle cose sempre più strane. Io devo dirlo, avrei voluto parlare un pochettino più diffusamente della sanità, ma partendo così anche per comportamento un po' di una determinata classe medico, di alcuni medici in particolare, mi sarebbe piaciuto partire dal giuramento di Ippocrate per arrivare al giuramento che è stato fatto o strafatto da alcuni signori della medicina, non soltanto campana, per carità, ne ho qualche esperienza personale, poi ve lo racconterò questo dito, la prossima settimana ci perderemo un po' di tempo sopra. Da Ippocrate al dio Danaro, ma rinviamolo questo argomento, ma qui continuano ad accadere cose strane, e davvero sarebbe opportuno stabilire di chi è la responsabilità, che cosa accade. Signori, accade in questa provincia, ma non soltanto in questa provincia, ecco perché, vedete, la sanità nella regione Campania in modo particolare, accade anche in qualche altro, ma nella regione Campania in modo particolare la sanità è la vera bestia nera da prendere, ma tra prendere per le corna e farla finita, perché diversamente non ne verremo mai fuori. I soldi che assorbe la sanità, lo sapete, 60%, 70% addirittura, del bilancio regionale è assorbito dalla sanità. Signori, qua accade ancora, anche in provincia di Avellino, che strutture che non hanno più l'accreditamento, strutture sanitarie private, per le quali la regione ha detto non c'hai più l'accreditamento, non lo puoi avere, non tieni i requisiti, non perché devi mettere il tappetino e devi aggiungere, no, strutture che non hanno l'accreditamento, e manco a farla apposta, ancora una volta, strutture riferite a persone, a personaggi politici di questa provincia, continuano a ricevere i pagamenti dall'ASL, dalla regione, vedete un po' voi da dove arrivano questi pagamenti, in mancanza dell'accreditamento. Perché? Perché attraverso virgole e controvirgole che si leggono nelle varie circolari della regione, nelle varie cose dell'ASL, attraverso virgole e controvirgole, ecco, si trova il modo scandaloso di continuare a pagare con i soldi nostri strutture che non sono accreditate con il servizio sanitario regionale, non perché ci manca la chiave davanti alla porta, ma perché non hanno i requisiti di base per l'accreditamento. È un fatto scandaloso, non se ne può più di queste cose. E manco a farla apposta, queste cose ce le ritroviamo sempre e comunque nella cerchia dei soliti politici di questa provincia. Il che significa che in questa provincia ci sono cerchie di politici che continuano a fare non politica, ma che continuano a fare affari. E basta. Che cosa accade di più largo, di più grave ancora di più grave? Intanto
sempre per ricordarlo, no? Il centro autistici di Avellino, ancora non si riesce a completare. Adesso la palla è tornata nelle mani del comune, perché il tribunale finalmente ha tolto le castagne dal fuoco anche al comune di Avellino, ha risolto i nodi giudiziari che esistevano tra le varie imprese, eccetera eccetera, ha dato l'ok, ha dato il nulla osta, è finita lì. Adesso vediamo se il comune di Avellino maledettamente riesce a dare al centro autistici la stessa attenzione che si dà ad esempio al centro Noi con Loro, perché poi le cose bisogna chiamarle per nome e cognome per farci capire, eh? Al buon intenditor poche parole, caro sindaco Foti. Bene, accade signori, che accennavo prima a questo livello insopportabile di disoccupazione che c'è in Campania, specialmente quella giovanile, 51%, invece avviene il 60%, perché la notizia buona che arriva dall'Italia, ecco, dobbiamo cominciare a considerarci un po' fuori dall'Italia, no? Provincia di Avellino in modo particolare, la Campania nel suo insieme e il Mezzogiorno in maniera più generale. Accade che mentre, dove sei? Eccolo qua. Mentre giustamente si brinda a Roma, e anche noi vogliamo brindare insieme a loro, a tutti quanti, ai protagonisti di questa bella notizia, cioè mentre accade che si registra un incremento di ben il 24%, no? In pochi mesi, dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, il cosiddetto lavoro fisso, e ci fa un grande piacere, vuol dire che Matteo Renzi aveva visto bene, nonostante i gufi soprattutto del suo partito, aveva visto bene col Jobs Act. Poi si può essere, signori, di opinioni diversissime, lontanissime anni luce da Renzi, ma i numeri parlano chiaro. Poi vediamo l'altro aspetto. Più 24% di contratti a tempo indeterminato significa un grande successo, significa una cosa bella, bella, ecco, finalmente, non dico si esce dal precariato, ma finalmente si comincia a stabilizzare un po' il lavoro, in attesa e con la speranza che anche il livello di disoccupazione poi alla fine diminuisca. Ma mentre si brinda questa cosa, c'è, ecco, il bravissimo Nanto Sant'Anastasio, dico bravissimo perché lo conosco bene, ex suo collega del Mattino di Napoli, bravissimo, scrive di economia, molto molto aggiornato sempre, accade di sapere proprio attraverso Sant'Anastasio, attraverso l'Inps, Sant'Anastasio poi registra, che i soldi per le defiscalizzazioni, perché questi soldi in effetti vengono dati alle imprese, no? Che hanno fatto le assunzioni a tempo indeterminato, che hanno variato i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, i soldi, questi soldini delle decontribuzioni, giuste per carità, le imprese fanno bene a pretendere anche alcune garanzie, ma questi soldi, che sono ben 3 miliardi di euro, 3 miliardi di euro, Silvana, secondo te, dove li vanno a prendere? Mica li vanno a prendere dall'evasione fiscale, che devo dire, da chi ne ha più di soldi, no, questi soldi il governo li ha presi dal piano di coesione nazionale. Il piano di coesione nazionale, cioè sono andati a prendere 3 miliardi di euro per fare le decontribuzioni, per fare questo più 24% di contratti a tempo indeterminato, li hanno fregati al sud, li hanno fregati al Mezzogiorno d'Italia. Questa è la verità, ci fa piacere. Ci fa piacere per la stabilizzazione del lavoro, ci fa piacere, bisogna continuare così. Bravo Renzi, però, Matteo, non è che possiamo continuare a dire che il Mezzogiorno d'Italia è il problema, continua ad essere il problema, il vero problema, la vera grande questione nazionale, lo diciamo a chiacchiere, però, santo è Dio, e vedi con le infrastrutture, lì non c'entra Renzi, per carità, è arrivato soltanto da poco, magari c'entra Enrico Letta,
questo prete spogliato della politica, voglio dire, c'entra qualche altro prima di lui, c'entra pure Monti, per carità, insomma c'entrano un po' tutti quanti, no? Berlusconi, anche lui. Una volta per una ragione, una volta per l'altra, quando bisogna andare a prendere soldi per fare, per modificare i contratti di lavoro oppure per mettere una pezza da qualche parte, si vanno sempre a prendere dai fondi destinati al Mezzogiorno. Con il risultato, poi, finale, che qui il livello di disoccupazione continua ad aumentare, che qui il PIL continua ad abbassarsi, che qui il gap infrastrutturale rispetto al Nord continua ad aumentare, eccetera, eccetera. E no, così non va. Così come non va, questo è un grande tema da campagna elettorale, un grande tema per Caldoro, De Luca, La Ciarambino, Esposito e Bozza. Non se ne parla, non se ne parla perché devono chiamarsi bandito, bugiardo, impresentabile tu, io a destra e a sinistra, attenzione, ecco perché una brutta campagna elettorale. Ecco perché una bruttissima campagna elettorale, quando invece da due personalità molto forti e di grande tenore politico come Vincenzo De Luca e Stefano Caldoro ci si poteva attendere molto molto di più. Si sono ficcati in un vicolo cieco tutti e due. Non ci daranno nemmeno la soddisfazione quando andiamo a votare di aver capito votiamo per questo, per quello, per questa ragione oppure per quell'altra. Ma così facendo, non mi ascoltano, così facendo, qualcuno glielo dicesse, i fan dell'una e della, così facendo fate aumentare l'astensionismo, attenzione, secondo le previsioni tantissima gente andrà a votare, tantissima gente, anche perché, diciamoci la verità, in Campania si va a votare anche perché spinti un po', no? Anche perché spinti, non dico più dal chilo di spaghetti di Laurina memoria, ma spinti da qualche altra cosa, qui si va a votare un pochettino di più. State attenti, stiamo attenti. Guai a beccarci dopo tutto questo casino di campagna elettorale anche un livello alto di astensionismo, perché poi alla fine chi avrà vinto dell'uno o l'altro, signori, avremo comunque un governatore meno che dimezzato a livello di opinione pubblica, a livello di città, a livello di democrazia. Di questo poi si tratta alla fine. Chiudiamo, Silvana, sì, chiudiamo con l'altra gran bella notizia della quale non si parla e per la quale non ha responsabilità la regione Campania, il governatore Caldoro o chi l'ha preceduto, Bassolino, oppure domani si vincerà De Luca, eccetera, eccetera. No, no. Qui c'è un'altra grande responsabilità. Qui c'è una responsabilità delle amministrazioni locali. Stiamo attenti. Della Campania, della Calabria e della Sicilia. E quindi di una classe dirigente, per carità, non tutta, ecco, non possiamo generalizzare, però il dato è certo. E la notizia non è che la dice un pinco pallino qualsiasi, la notizia la dà il ministro del governo Renzi, Delrio, il ministro alle infrastrutture, quale ministro Delrio è una persona estremamente seria, ecco, vi garantisco, è una persona molto, molto seria. Che cosa ci dice il ministro Delrio? Ci dice che per la edilizia scolastica, per le ristrutturazioni dell'edilizia scolastica, i soffitti che cadono, gli alunni che ci restano sotto, insomma quello che è accaduto lo sapete, no? Non è accaduto qui per fortuna, ma anche in Irpinia ci sono stati nel passato dei crolli per fortuna senza feriti. Bene, insomma, queste scuole che cadono un po' a pezzi e per le quali scuole il governo ha fatto un grande sforzo, ha preso soldi, era un impegno di Renzi, l'ha mantenuto, ha preso una bella quantità di soldi, li ha messi a disposizione delle amministrazioni locali, non ci azzeccano le regioni, attenzione, indirettamente è un tema, un grande tema da dibattito di campagna elettorale per le regionali, e questa bella montagna di soldi messa a disposizione, signori, in tre regioni del sud, Campania in testa sempre, Sicilia e Calabria, di questa bella montagna di soldi è stato speso soltanto il 38%, il 62% è ancora fermo nei cassetti dei comuni, attenzione, sindaci, amministratori,
che rompete sempre le scatole, attenzione voi che vi lamentate sempre, attenzione voi che dite che non avete soldi. E sapete perché non vengono spesi? Generalmente per inadeguatezza tecnica dei progetti, delle richieste, eccetera, eccetera. Cioè abbiamo uffici tecnici dove, non tutti per carità, magari una parte abbastanza consistente, dove probabilmente si fanno cose diverse. Si fanno cose diverse, eh? Si fanno cose diverse. Bene, bene, abbiamo chiuso. Abbiamo chiuso, Silvana, abbiamo preso un po' di tempo in più, purtroppo. Chiudiamo con la siringa di Mila Martinetti, così anche qualche intrusione di troppo, no? Durante la trasmissione capita purtroppo anche questo, ci facciamo scusare per qualche intrusione di troppo con Mila Martinetti, la siringa di oggi. Buonasera. Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Sdegedè, sdegedè, il titolo della siringa di oggi è Lo spaccio elettorale. Tempi duri, amici miei, la crisi, la recessione, la disoccupazione, insomma, è proprio difficile campare. Ma il rimedio c'è. In carenza di moneta vera puoi sempre usare quella taroccata, salvo a finire nei guai come è accaduto ieri a tre avellinesi, denunciati dalla squadra mobile per spaccio di banconote false. Però, quanta ingiustizia su questo mondo. Siamo in campagna elettorale, in Irpinia come altrove, molti candidati fanno circolare in abbondanza i loro santini elettorali con facce sorridenti e frasi promettenti, ma nessuno li denuncia per spaccio di stronzate. Italiani, quando andrete alle urne per compiere il vostro dovere, votate la lista PNR, Partito Nazionale Restaurazione, scegliete un numero solo che tutta una garanzia, tutto un programma, 47! Forza le palle! E fesso a chi non sta zitto!